Sono due le leggi che il Consiglio regionale ha approvato in questi ultimi giorni. Una introduce nuovi limiti per gli impianti di radiocomunicazione. Pensiamo soprattutto all'impatto che avrà questa legge sulle antenne per la telefonia mobile. L'altra vuole semplificare alcune norme della programmazione urbanistica. I bilanci dell'Agenzia regionale per l'impiego e dell'IRPET, l'Istituto per la programmazione economica, sono al centro della discussione ed entrambi vengono approvati a maggioranza. È l'occasione giusta questa per parlare anche di lavoro ed economia e del ruolo che questi enti possono dare proprio nel momento in cui a Firenze arriva la Presidente del Consiglio per firmare con la nostra regione l'accordo per lo sviluppo e la coesione. Torneremo a parlare della Festa della Donna. Tra le iniziative di particolare significato è stata la cerimonia di premiazione di 11 eccellenze che possono diventare adesso 11 modelli per le donne toscane in tanti settori diversi: la cultura, la scienza, l'impresa, lo studio. E un'altra giovane donna è stata premiata per i suoi risultati nella ginnastica paralimpica. È stata anche questa una bella festa. Infine Gaza, il Consiglio prende una posizione chiara per il cessate il fuoco nella striscia e il rilascio immediato degli ostaggi dopo la strage di ottobre. Su questo documento si registra l'unanimità. Prima di raccontarvi le sedute e gli eventi principali di questi giorni in Consiglio regionale, però c'è un fatto politico nuovo e importante. C'è una novità, dicevamo, peraltro annunciata nei giorni precedenti, che riguarda il consigliere Andrea Ulmi. Ora lascia il gruppo della Lega e costituisce il gruppo misto Merito e Lealtà, un passaggio che cambia ancora gli equilibri nel centrodestra. Adesso i consiglieri di Fratelli d'Italia sono 6, così come quelli della Lega. Per me, ovviamente, che vengo dal mondo civico, la Lega è stato l'unico partito a cui abbia mai aderito, quindi per me è un dolore questo passo che ho fatto, ma ho voluto rimarcare un'emorragia costante di persone che se ne sono andate nei vari territori, ultimo quello a cui io appartengo, la Maremma, senza peraltro che i dirigenti regionali si facessero carico di queste problematiche. Oggi, a pochi giorni dalla Festa della Donna, ripartiamo proprio da qui, dai riconoscimenti che il Consiglio regionale ha voluto assegnare a 11 donne toscane impegnate con successo in diversi settori. Le loro sono storie molto significative. Noi abbiamo la necessità di essere tutti, a partire da noi uomini, da parte delle donne, perché bisogna ridurre quel gender gap che ancora esiste. Bisogna costruire condizioni di accesso al lavoro che sia uguale per tutti. Bisogna ragionare sempre più come regione con politiche che abbiano lo sguardo delle donne, e questo è l'impegno che noi ci prendiamo oggi qui, perché il racconto di queste storie vorremmo diventasse la normalità. Rappresentano sicuramente la capacità delle donne, i talenti delle donne di andare avanti nonostante ancora ci siano tanti ostacoli, tante discriminazioni e le donne non siano ancora libere di fare il loro percorso di vita. Queste donne ce l'hanno fatta con tanta capacità, tanta determinazione, tanta forza e possono essere di esempio per tutti, per le donne per prime, ma per la società in genere, che è possibile costruire un percorso lavorativo, di carriera, di vita appunto paritario tra uomini e donne. Tra le donne premiate c'è la regina del vino, Albiera Antinori, c'è l'unica donna che guida una squadra di calcio maschile, Sandy Iannella, Maria de Lourdes Quinones Montano, da infermiera si è sdoppiata, diciamo così, anche in campionessa di atletica. Ci sono poi delle scienziate, la vulcanologa Sara Barzotti che lavora in Islanda e la studiosa delle cellule tumorali Daniela Vullo. Veronica Conca è medico, fa ricerca e cura i malati oncologici. Pensiamo 10 anni fa c'erano dei tumori inguaribili, mentre adesso guariamo delle persone o comunque cerchiamo di migliorare tutti i giorni la loro qualità di vita e di prolungare la sopravvivenza, perché a volte purtroppo la guarigione non è raggiungibile, quindi
Veramente grazie per questo riconoscimento e spero che possa essere, diciamo, anche un esempio per persone che vogliono dedicarsi, donne, uomini, a questo ambito che è tanta fatica ma comunque anche soddisfazione. Ekaterina Antropova fa la pallavolista, sarà Elda Ferrucci Agostini l'imprenditrice, Leonora Gallerini invece ha fondato il centro antiviolenza delle pubbliche assistenze di Empoli. Siamo un centro antiviolenza e abbiamo 14 sportelli su tutto il territorio, praticamente in tutti i comuni del circondario. Questo perché vogliamo essere presenti là dove le donne hanno bisogno, perché quando una donna subisce violenza è difficile anche muoversi da casa per più di pochissime ore e quindi vogliamo essere là presenti. Oltre a questo abbiamo le case rifugio, ne abbiamo 6, 3 aperte quest'anno. No? Proprio perché è importante dare accoglienza nel momento del bisogno. Cecilia Rabassi Tessieri di Capannoli è la prima donna al mondo maître chocolatier e vuole trasmettere questa sua arte. Ho deciso in un piccolo paese della campagna della Valdera, a Capannoli, che è poi il paese dove sono nata, di creare questo ambiente, proprio in aperta campagna, molto particolare, dove noi ospiteremo le persone che assaggeranno i cioccolati, faremo meeting con riunioni e parleremo a livello internazionale di questo prodotto così particolare. Ilenia Garofalo è stata insignita del titolo di Miss Coraggio dopo aver superato i postumi di un grave incidente stradale. Non siamo tanto quanto quello che ci accade, quanto la capacità di reagire, rialzarsi, e penso che la determinazione sia una qualità che ci contraddistingue davvero. Quindi il mio messaggio è per tutte le donne di trovare sempre questa forza di rimettersi in gioco, di ripartire, anche se diversamente, ma ripartire. A consegnare i premi c'erano anche altri membri dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale e ciascuno di loro evidenzia un aspetto di questa iniziativa che, ripete, consolida una tradizione ormai ben avviata. Si tratta sicuramente di uno degli appuntamenti maggiormente riusciti nel corso del Consiglio regionale. È quanto mai importante ricordarsi delle donne tutti i giorni dell'anno. Il tema della violenza sulle donne richiama una forte attenzione. Dobbiamo essere particolarmente impegnati sul fronte delle istituzioni per superare il gender gap che assolutamente penalizza le donne ancora, soprattutto in materia di lavoro. Però dobbiamo anche ricordarci delle eccellenze, della forza delle donne toscane, del protagonismo femminile. Le donne sono un valore aggiunto nella società, il Consiglio regionale della Toscana riconosce questo valore quanto ovviamente donna, ma non solo, quanto persone, e mettere in evidenza le loro qualità è un dovere del Consiglio regionale della Toscana, un'iniziativa che si rinnova, che cresce. Eravamo partiti 8 donne 8 marzo, stiamo crescendo perché sono tantissime le esperienze di qualità che meritano di essere valorizzate. Quindi abbiamo condiviso fortemente questa iniziativa e che sarà ormai un appuntamento e diventerà un appuntamento fisso ogni 8 marzo, perché la Toscana è corretto che riconosca il valore delle donne della Toscana. Dal consigliere Petrucci, che fa parte anche lui dell'ufficio di presidenza, arriva una dedica particolare dopo la tragedia di Vico Pisano, l'incendio che ha provocato 2 vittime. Questa giornata di festa delle donne, questa giornata la vorrei in realtà dedicare alla signora Nadia Reulic, una badante che è morta proprio in queste ore cercando di salvare la vita alla persona che accudiva, a Maria Bruna Ciardelli, e con lei a tutte quelle signore, tutte quelle donne che vengono in Italia, che lasciano le loro famiglie, i loro affetti, i loro figli, i loro mariti a migliaia di chilometri di distanza e vengono qui a occuparsi delle nostre madri, delle nostre nonne, nonni, di cui noi non abbiamo più tempo, per i quali non abbiamo più tempo di occuparci. E alcuni premi li ha consegnati direttamente anche il presidente della Giunta, Eugenio Giani. È molto importante proprio nel giorno dell'8 marzo ricordare come proprio in Toscana noi abbiamo diciamo una serie di attività, di iniziative legate alla donna, penso ai centri antiviolenza che ci hanno portati per primi a ottenere finanziamenti dalla Comunità Europea, oppure abbiamo attività come abbiamo stamani evidenziato con ISPRO che proprio sulla prevenzione del male del secolo, il
il tumore, mi riferisco al tumore alla mammella, mi riferisco alla prevenzione attraverso i pap test al collo dell'utero, vedono la Toscana in un ruolo d'eccellenza. Qualche giorno dopo il Consiglio regionale ha voluto premiare un'altra giovane donna che si è molto distinta, è Bambi Beccattini, atleta affetta da sindrome di Down, che ha ottenuto grandi successi allo Special Olympics Game di Berlino nel giugno scorso, dove è stata premiata addirittura dal mito della ginnastica Nadia Comaneci. Con la protagonista qui ci sono l'allenatrice, la presidente dell'associazione di volontariato Filo Conduttore e il sindaco di Camaiore, la città dell'atleta. A premiarla il presidente Mazzeo insieme ad altri consiglieri regionali. Lo stesso presidente Gianni pochi giorni dopo ha firmato a Firenze con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni l'accordo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 tra il governo e la regione toscana. A Firenze è arrivato anche il ministro Fitto, come vi abbiamo ampiamente raccontato nei nostri telegiornali. L'accordo in sé porta in dote quasi 700 milioni del Fondo di Sviluppo e Coesione. 110 milioni in realtà erano stati già anticipati nel 2021, adesso ce ne sono più di 530. Ma, sottolinea Meloni, ci sono anche altri 381 milioni disponibili per la regione da altre fonti. Il totale dunque supera il miliardo, che serve a finanziare 176 progetti diffusi nella Toscana. Consentiranno interventi sulle infrastrutture per facilitare la mobilità, libereranno fondi sulla sanità pubblica, in più ci sono altri 66 milioni per i danni dell'alluvione di novembre a famiglie e imprese, in attesa che si definisca il contributo europeo. L'interlocuzione, dice la Premier, è in corso. Tutti i consiglieri naturalmente hanno seguito con attenzione l'incontro e la firma dell'accordo, ritenuto da tutti strategico per lo sviluppo della regione. Ascoltiamo allora il parere del capogruppo di Fratelli d'Italia, il partito della Premier, e del capogruppo del PD, quello di maggioranza in Toscana. 530 milioni per opere di consolidamento del territorio, di messa in sicurezza del territorio, di sviluppo infrastrutturale sono quanto di più importante vi sia per la regione toscana. Quindi un ringraziamento al governo e finalmente lasciatemi fare anche una puntina di polemica sfatata. Se ce ne fosse stato bisogno di farlo, quella storiellina che qualcuno per campagne elettorali personali ha raccontato fino ad oggi, ovvero che il governo italiano ce l'ha con la Toscana, ce l'ha con le città governate alla sinistra, ce l'ha talmente tanto che a Firenze sono arrivati tutti i soldi promessi, oggi arrivano in Toscana 531 milioni. Ecco, direi che il governo non ce l'ha con la Toscana. Ceccarelli, capogruppo del PD, parla dell'esigenza di rimediare ai danni dell'alluvione e poi aggiunge una voce. Alla Presidente del Consiglio dobbiamo anche ricordare la vicenda della sanità pubblica e quindi il mancato riconoscimento del PEBEC, la riduzione in percentuale, lo dice la Corte dei Conti, non lo diciamo noi, del fondo sanitario per sostenere la sanità pubblica. È di oggi. Lo stiamo leggendo sulla stampa, la presa di posizione della commissione degli assessori alla sanità di tutte le regioni, quindi di destra e di sinistra, che si oppongono per esempio al definanziamento di oltre un miliardo per quanto riguarda le opere che dovrebbero essere realizzate dal PNRR. C'è un argomento al di là delle frontiere che tuttavia ci interroga da vicino ed è la guerra in Medio Oriente scaturita dall'attacco di Hamas e dalla risposta di Israele. Tutti i consiglieri approvano un documento che chiede il cessate il fuoco immediato nella striscia di Gaza e la liberazione degli ostaggi israeliani. Era stato presentato questo testo dalla consigliera Noferi, 5 Stelle, emendato poi da Gazzetti, PD. Ritenevo giusto che il Consiglio regionale della Toscana si esprimesse al riguardo. Ricordo che avevamo già approvato una mozione di condanna dei fatti del 7 di ottobre, che ovviamente sono atti terroristici, però nello stesso tempo era giusto dare un segnale e una presa di posizione anche su quanto sta accadendo a Gaza. Siamo oltre 30.000 morti, la maggior parte bambini, migliaia di orfani, di feriti, strutture civili distrutte. Io credo che veramente bisognerebbe trovare il coraggio di fermarsi. Sì, come gruppo del Partito Democratico
Abbiamo approvato con convinzione questa mozione che è stata presentata inizialmente a prima firma dalla consigliera del Movimento 5 Stelle Noferi, che ringraziamo anche perché ha accettato dei nostri emendamenti. Uno di questi evidenzia con forza e con nettezza la condanna del Consiglio regionale rispetto alla strage perpetrata dai terroristi di Hamas a ottobre, e al tempo stesso nell'impegnativa si mette in evidenza la necessità di una richiesta di un cessate il fuoco immediato, il rilascio degli ostaggi e poi anche mettere in atto tutte le possibili azioni per la salvaguardia ovviamente della popolazione civile nella striscia di Gaza. La mozione, così come è strutturata, mette tutti d'accordo. Altri due pareri. Sì, ho sostenuto la mozione che chiede la pace in Palestina. È evidente che Israele ha diritto e dovere di esistere. La Palestina è uno Stato che ha il diritto e il dovere di esistere, deve essere riconosciuto, serve di riconoscersi. Tutti quanti nel messaggio del Papa, che chiede un cessate il fuoco, che chiede la capacità alla politica di negoziare, che chiede la capacità di potersi mettere a sedere, e serve uno scatto ulteriore dell'Europa come soggetto in grado di mediare. Serve dare una mano a quelle popolazioni islamiche che sono riformiste, che provano a costruire anche nei loro territori una stagione di pace. Per fortuna il Consiglio regionale non si è diviso su questa questione, anzi ha in maniera unanime unito la propria voce a tutti coloro che chiedono una risoluzione per quello che sta accadendo in Medio Oriente. La risoluzione ovviamente, per quanto ci riguarda, è soltanto un invito, perché il Consiglio regionale ovviamente non dipende dal Consiglio regionale il cessate il fuoco in Palestina, ma da oggi in poi anche il Consiglio regionale della Toscana ha unito la propria voce a chi chiede un immediato cessate il fuoco, una liberazione degli ostaggi israeliani che ancora oggi stanno tra le grinfie dei terroristi di Hamas, e la possibilità che arrivino a Gaza tutti gli aiuti umanitari che, viva Dio, da tutte le parti del mondo ci stiamo attrezzando per portare alla popolazione palestinese. Una delle leggi approvate in questi giorni dal Consiglio regionale riguarda il governo del territorio. Sembra una decisione molto tecnica, in realtà punta ad ottenere una semplificazione. Noi facciamo due cose sostanzialmente: alleggeriamo la procedura per la formazione dei piani strutturali dei comuni e adeguiamo le norme che provengono dal testo unico dell'edilizia, favorendo la ricostruzione, favorendo la ristrutturazione e il recupero dei fabbricati. Come Commissione siamo intervenuti anche per accentuare le semplificazioni nel tema, per esempio, del recupero delle acque, favorendo l'insediamento di cisterne anche nell'attività agricola amatoriale senza titolo edilizio. Abbiamo semplificato anche per i nostri agricoltori la permanenza e la costruzione delle serre, che sono tanto necessarie per l'attività agricola da parte dei nostri vivaisti e dei nostri agricoltori. Votano contro solo le consigliere del Movimento 5 Stelle, si astengono invece i consiglieri di Lega e Fratelli d'Italia, che pure mettono diversi distinguo. Siamo alla 92esima modifica della legge sull'urbanistica regionale in 10 anni, sono circa 10 modifiche l'anno, circa uno il mese, e si continua a non capire che questa legge andrebbe buttata nel cestino e rifatta. Ma in realtà chi contesta la legge Marzon del 2014, e magari era proprio in consiglio e magari era anche presidente della Commissione Territorio e Ambiente, oggi evidentemente ha una visione diversa, ma governava il PD allora come governa il PD oggi. Noi sulle semplificazioni di questa legge ci siamo sempre astenuti, crediamo, e anche questa volta l'abbiamo fatto. Crediamo che una semplificazione serva, ma una semplificazione vera, e non queste continue modifiche che poi creano molto disagio soprattutto all'interno degli uffici tecnici dei comuni e dei nostri amministratori, che magari poi si trovano a dover fronteggiare innumerevoli controversie. Hanno portato alcune semplificazioni, togliendo cioè la conferenza di copianificazione per alcune ipotesi, cioè quella conferenza che mette allo stesso tavolo i comuni e la regione per trovare una quadratura dello sviluppo del territorio, ma si sono dimenticati, come noi avevamo suggerito
suggerito e ci hanno bocciato gli emendamenti in commissione, di semplificare anche i termini per la pianificazione, perché i comuni che hanno sempre maggiori difficoltà di personale e di risorse ad acquisire anche necessarie ad acquisire consulenze esterne, spesso e volentieri vanno oltre i termini molto stretti dei 3 anni per fare il piano strutturale e il piano operativo, perché in Toscana, a differenza che in altre regioni, si è voluto mantenere la doppia pianificazione e questo comporta grandi e gravosi procedimenti che mettono a repentaglio lo sviluppo del territorio e attraverso il regime cosiddetto di salvaguardia, quando si superano i 3 anni, provocano il blocco dell'attività edilizia. D'accordo sul provvedimento è anche l'altro gruppo di maggioranza. Soddisfazione per i 2 voti determinanti di Italia Viva per consentire la modifica di questa legge che semplifica l'urbanistica nei comuni toscani, che limita l'attività della copianificazione, che velocizza le opere pubbliche, ma che soprattutto crea sviluppo. Questa era la nostra battaglia politica, era un impegno politico assunto nel 2020 quando ci siamo candidati in coalizione a sostegno del Presidente Gianni. Oggi che arriva questa legge l'abbiamo voluta votare con convinzione e anche soddisfazione di dimostrare quanto questa coalizione poi nel merito delle questioni sia compatta e nello stesso tempo quanto sia determinante il lavoro e il ruolo che svolge Italia Viva nella maggioranza. L'altra nuova legge regionale riguarda i limiti agli impianti di radiocomunicazione. I voti a favore sono 19, 5 i contrari, 8 le astensioni. Il provvedimento è stato illustrato in aula dalla Presidente della Commissione Ambiente e Territorio a 20 articoli e modifica una legge regionale del 2011. Nel frattempo ci sono state modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, soprattutto per i microimpianti. La legge, dicono i suoi promotori, tiene insieme le esigenze di servizi adeguati per i cittadini e di tutela dell'ambiente, ma certo le valutazioni non sono uniformi. Approfondiremo l'argomento, che in qualche modo inciderà anche sulla nostra vita quotidiana, fra 7 giorni in una nuova puntata di Regionando. Dicevamo di ARTI, l'Agenzia Regionale per l'Impiego, e di IRPET, l'Istituto di Studi e Ricerche per la Programmazione Economica. Di entrambi gli enti sono stati approvati i bilanci di previsione. Su IRPET gli apprezzamenti sono stati bipartisan, ora tutto il Consiglio, su iniziativa della capogruppo della Lega, chiede un approfondimento ulteriore sull'impatto che potrebbe avere Toscana Strade, la società in-house che dovrebbe gestire subito e soprattutto la Firenze-Pisa-Livorno, la strada sulla quale ancora una volta si sono registrati disagi e incidenti anche molto gravi in questi giorni. Per quanto riguarda l'Agenzia Regionale per l'Impiego, il confronto è stato più vivace. Lega e Fratelli d'Italia hanno votato contro, i 5 Stelle si sono astenuti. Per dire cosa rappresenta ARTI, guardiamo alcuni numeri. Sono 973 i dipendenti in servizio, l'Agenzia ha servito 21.000 aziende, i centri per l'impiego sono rimasti 53, sono stati inaugurati 20 sportelli territoriali nelle zone più periferiche, ne nasceranno altri 10 a breve. Il Consiglio ha affrontato anche il nodo del trasporto ferroviario per i pendolari con un voto che alla fine è stato unanime. In aula aveva portato l'argomento la consigliera Tozzi con un documento che è stato raccolto e emendato dal PD, che sul tema aveva spiegato ai giornalisti in una conferenza stampa che i ritardi e i disagi in questi tempi sono aumentati addirittura adesso su 8 delle 14 tratte regionali. Ascoltiamo diversi pareri venerdì prossimo. Altro tema, la proprietà di Poste Italiane, che secondo la maggioranza dei consiglieri deve restare tutta pubblica, e i ritardi nella realizzazione del biotecnopolo di Siena. Maggioranza e opposizione di centrodestra qui si sono divise. Hanno ricevuto voto unanime invece le mozioni sui cosiddetti farmaci orfani per le malattie rare, presentata da Ulmi, sulla necessità di implementare la dotazione organica dei vigili del fuoco, primo firmatario Gazzetti, sul contrasto alla denatalità, proposta di Veneri, sull'allargamento dei bandi per l'efficientamento energetico alle imprese che operano nel settore dell'istruzione, presentata questa da Benucci, e infine sull'inserimento a scuola anche dell'arte circense, e questa è un'iniziativa di Landi. Purtroppo la Valdichiana senese non ce l'ha fatta a diventare capitale italiana della cultura 2026, lo sarà l'Aquila, ma il suo progetto porterà frutti e potrà essere quella la capitale toscana della cultura. Con questo annuncio è davvero tutto, ci rivediamo venerdì prossimo, stessa ora alle 21.10, dopo il TG, sempre naturalmente su Telegranducato.